Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi prepariamo insieme il gâteau di patate, o più comunemente chiamato gâteau con due T. È una ricetta davvero super golosa che piace sempre a tutti. Possiamo prepararlo in mille modi. Oggi vi presento la mia versione. Ho preparato innanzitutto 1,5 kg di patate bollite, che ho già privato della loro buccia, un ciuffetto di prezzemolo, 150 g di provola o scamorza, 50 g di burro, pan grattato quanto basta, 3 uova, 3 uova sode, 150 g di parmigiano grattugiato, noce moscata, pepe nero, è un etto di speck o altro salume di vostra scelta. Quando le patate sono ancora tiepide, dobbiamo schiacciarle utilizzando uno schiacciapatate. Tritiamo il prezzemolo privandolo dei gambi, lo aggiungiamo alle patate, sciogliamo al microonde il burro, aggiustiamo di sale, aggiungiamo il parmigiano, il nostro burro fuso e iniziamo ad amalgamare il composto. Se volete utilizzare le mani, sarebbe anche meglio. Aggiungiamo anche le nostre uova, che renderanno il gâteau più sodo. È semplice da tagliare una volta freddo. Aggiustiamo anche con le nostre spezie, pepe nero, noce moscata. Un altro po' di formaggio. Che fa parte sempre dei grammi che vi ho dato nella ricetta. E adesso tagliamo a pezzetti anche lo speck, o se preferite il prosciutto cotto. Naturalmente, se siete vegetariani, semplicemente basterà non aggiungere lo speck o altri salumi. Aggiungiamo anche il formaggio a pasta filata e tritiamo al coltello anche le uova sode. Se sentite l'impasto un po' troppo sodo, vi consiglio di aggiungere 50 g di latte. Prendo adesso una teglia da 26 cm di diametro. Verso all'interno un cucchiaio abbondante di olio extravergine d'oliva e lo spennello sia sul fondo che sui lati della nostra tortiera. In questo modo il pan grattato si attaccherà al fondo e alle pareti. E una volta che il gâteau sarà freddo, sarà facilissimo da sformare. Sarà una vera e propria torta. Quindi inseriamo all'interno tutto il nostro composto.
Ci ungiamo la mano con dell'olio extravergine d'oliva e semplicemente facendo della pressione andiamo ad appiattire il nostro gâteau per dargli una forma perfetta. L'olio ci aiuterà a non farlo attaccare e inoltre contribuirà a creare una crosticina davvero super golosa. Ne spennello infatti un altro pochino sulla sua superficie. E naturalmente cospargiamo con un po' di pan grattato. Pronto per andare in forno a 200 gradi per circa 30 minuti. Io utilizzo sempre il forno statico e mai ventilato. Ed eccolo qui il nostro gâteau di patate è pronto per essere mangiato. Naturalmente vi consiglio di non sformarlo appena tolto dal forno, perché sarebbe troppo morbido e sarebbe impossibile da sformare e da tagliare bene. Dobbiamo prepararlo in anticipo, almeno 4 ore prima, lasciarlo raffreddare e rassodare completamente. Quando lo avremo sformato, vedrete che il taglio sarà pressoché perfetto. Potete consumarlo così freddo, per esempio se siamo in estate, oppure dopo che lo avremo già sformato lo possiamo ripassare un attimino sotto il grill o riscaldarlo al microonde, come preferite. Bene, vi lascio le immagini del video precedente, ossia i cannoncini di pasta sfoglia ripieni di crema pasticcera classica e al cioccolato, che sono super deliziosi e semplici da preparare in casa. Se vi piace questo video, mi raccomando, ricordate di sostenere il mio canale con un semplice like, di iscrivervi al mio canale perché è completamente gratuito e insomma ci facciamo compagnia ed è sempre molto piacevole. Vi mando un bacio e ci vediamo presto nella prossima video ricetta. Ciao a tutti!